Signori, eccoci qua ancora una volta, ben ritornati qui sul Calibri G Esports e nuovamente siamo qua con una Best of Three molto interessante di Noise Mumbai ad accompagnarvi in quello che è l'ultimo game al meglio delle tre tra i Sup Up, la speranza è l'ultimo a morire e i Karmin Corporation, Corporation è molto bello per gli amici Corporation, che però appunto si apprestano a dominare la landa ancora una volta. Sì, è proprio la tagline un po' quella, per i Sup Up la speranza è l'ultimo a morire, per i Karmin Corp muori. Loro sono, abbiamo ormai definito i villain di questa edizione, ormai ci con un nome molto da villain, si stanno presentando anche in questa serie con un intento abbastanza da villain, magari prendere il primo colpo per poi riproporsi un game 2 in maniera ancora più magari feroce. Magari anche per non far finire 2-0-2-0. Eh certo, anche divertire un pochino il pubblico. Alla fine tante. È un villain. Pensaci, però è una... hai più game per dimostrare ciò che sai fare. Giustamente. Prima di decidere quanto sono villain, faccio schifo. Sono villain poi... ma sono una corporazione comunque, non sono una banda di teppisti. Esatto. Quindi si presentano, danno un po' di spettacolo a tutti, distruggono, salutano e vanno avanti. Esatto, piazzano lo stendardo. Abbiamo avuto una seconda partita soprattutto molto convincente da parte dei Karmin Corp. Quello Shen Zhao soprattutto, carta Jolly, che per carità non è che è stato lui il promotore dello stomp, hanno veramente giocato molto bene. Già. Sicuramente ha fatto più che comodo il fatto che la giungla stessa fosse stata spezzata completamente. Spooky non ha mai avuto, almeno i primi 10 minuti è stato terrore totale. Quel red buff è rimasto più contestato del Baron a un certo punto. È vero. È rimasto lì 10 minuti, quel Baron non voleva cadere, quel red buff. Ci hanno messo un po' per girarci attorno e trovare alla fine la risoluzione. Però sì, l'hai detto, un'aggressione che è un po' partita dalla giungla, e la giungla sicuramente era il giusto condimento da darle, però non si limitava a quello. Abbiamo avuto una grandissima partita da parte di Seiken con il suo Ryze. Abbiamo molto avuto bravo. Matty e Targamas che, rubando un po' la bot nell'avversario, sono riusciti anche a emularne il successo. E adesso game 3, si cambiano i side finalmente, inversione delle direzioni. Eccoci. Vediamo quindi anche cosa cambia nella draft. Una terza musica molto più scoppiettante per darci la carica. Sup Up per appunto blue side e Karmin Corp lato red side. Serbia contro Francia, ce l'abbiamo qui per appunto, adesso lo vediamo. Selezione dei campioni, prima fase di ban, arriva come sempre quel Nocturne lato francese. Vediamo, sarà doppietta o arriverà qualcos'altro a questo giro per i Sup Up? Per adesso il secondo ban arriva su Olaf, non più su Hecarim, che era il ban precedente. Quindi questo potrebbe essere la direzione di Sup Up che dichiarano: io vorrei far spiccare un Hecarim, se me lo lasci. Potrebbero anche magari, esatto, potrebbero magari anche cercare di ripresentare con qualche levigatura la formazione precedente. Già, vediamo. Già, Hecarim è comunque un campione che quando disponibile viene spesso conteso come primo pick. Quindi dipende anche cosa i Karmic vogliono lasciare, nemmeno al caso, però proprio alle mani degli avversari. No. Perché abbiamo parlato di questa Hecarim, ma abbiamo parlato prima anche di quella Jinx, dove entrambe le squadre, se disponibile, vorrebbero portarsela a casa abbastanza in fretta. Quindi se nessuno di quei due campioni viene rimosso, potrebbe essere un giocarsela proprio su quelli pick. E arriva invece Hecarim. Sono proprio i Sup Up a forzare il ban di Hecarim, dicendo: ora adesso o banni Jinx, se non o vuoi lasciare la Jinx, la ce lasci. E essendoci Seraphine, deve banare Seraphine, i Sup Up possono puntare al first pick di Jinx. Bravi, se vogliono, se la sentono. Vogliono. Certo. In ogni caso un buon inizio di draft per i Sup Up, che mettono sicuramente un po' in castagna, togliendo il meglio che c'è, almeno presentato nei primi due game. Tristana, okay, che effettivamente era presente anche in diversi ban lato proprio Karmin Corp. Già, era solitamente il loro ban alternativo quando invece adesso devono banare quella Seraphine dal lato rosso. Quindi è comunque un hyper carry che per VCT può avere un grande ruolo. Sembra che i Karmin Corp vogliono riproporre quella Jinx per Matty. E questa volta andresti a giocare forse su uno scaling anche molto più lineare e corrispettivo, perché finché da un lato prima era Jinx contro Varus da letalità, non ne parliamo. Varus chiaramente mantiene uno scaling, un'efficacia e un ruolo completamente diverso in versione di letalità rispetto a una Jinx. E Jinx contro Kai'Sa un pochino più simili, ma comunque anche lì Kai'Sa fatica a restare, a tenere il passo, soprattutto sul grande scaling. Tristana non dovrebbe farlo. Esatto, anche a livello proprio di torre, come diciamo, per appunto Tristana molto premente sulle torri, quasi quanto al pari passo tranquillamente di una Jinx che cerca di titolare quelle placcature. Ma in ogni caso Leona affiancata ancora una volta al fianco di quella Jinx, quindi permette a Targamas ancora una volta quella composizione. Arriverà per Mercer Alistar, che purtroppo non ha avuto gli inserimenti che avrebbe voluto nel game precedente, ma in ogni caso è un pick più che valido per Mercer stesso. Ora vediamo come vorranno concludere magari
il jungler stesso, c'è Lilia, c'è Volibear ancora. Per adesso i jungler sono rimasti abbastanza intoccati, quindi andare ad assicurarsi uno prima di avanzare verso la prossima fase potrebbe essere favorevole. Questa volta i sapap non si muovono verso l'aggressione della top lane per Clowny, quindi affiancargli una Nidalee non è così efficace e prioritario a quanto pare, quindi Volibear arriva come ancora potenziale flex. È vero, può ancora andare sia nella corsa superiore che nella giungla stessa. Questo potrebbe mettere un po' in castagna gli stessi Karmin Corp, che infatti ripiegano velocemente su Ryze. Particolare perché c'è ancora Rihanna, c'è quella possibile Syndra. Ci sono diversi pick ancora per quella cosa, c'è quella Kale ancora per quella carrozzeria centrale, per Schwarz, c'è tutto in realtà adesso. Sì, adesso si tratta di andare a bannare e i sap banneranno la giungla, che è il ruolo che dalla loro hanno preso e vogliono negare agli avversari. I Karmic Corp chiaramente banneranno la mid game, la mid lane. A quanto pare quel Ryze era ancora più prioritario di un jungler forte, perché alla fine Synchro abbiamo visto può ripiegare tranquillamente su qualcosa di meno tradizionale. Abbiamo visto tirare fuori lo Xin Zhao e performare molto bene. Quel Ryze a quanto pare per Seiken è più importante. Il volerlo rimettere su un campione con cui hai appena avuto una fantastica performance ti mantiene anche in quella stessa forma mentis del sto rigiocando un campione con cui ho appena performato benissimo. Infatti arrivano per l'appunto le citate già Orianna e quella Kali, magari spingere per l'appunto Chowars a dover prendere una Syndra, quindi aggressiva sì, sarebbe quello ma il caso. Esposta a dei controlli come abbiamo visto anche nel game precedente. Xin Zhao ancora una volta riproposto e riconfermato perché ha fatto una partita davvero spettacolare e vai comunque a mettere un secondo tank qualora ovviamente ora non ci sia più quell'Olaf a fare da bruiser secondario off tank. Hai comunque due forti frontline. Darius comunque rimosso, interessante annusatina da parte di Sapap, che poteva esserci per Adam un pick extravagante. Già, quell'aggressione da riproporre, questo potrebbe anche voler dire la volontà di mettere magari un tank su quella top lane, ma a quanto pare Renekton sembra essere la scelta prioritaria. Volevano semplicemente evitare di giocarsela su quello scontro diretto che contro Darius può essere estremamente pericoloso se Darius prende il via. Manca ancora però il mid laner e avevi preospettato quella Syndra, la vedo ancora come una valida possibilità per Swaur. Non puoi fare altrimenti. L'over arriva. Victor? Ma c'è Victor? Syndra, Victor, probabilmente i due migliori candidati adesso che quello Rihanna e quella Kali sono state rimosse. Forse più Victor in questo frangente, se vuoi cercare di spingere su un late game bello solido, hai soltanto Tristana per adesso, quindi se vuoi fare un double down su questo late game, per stare anche un po' al passo comunque, perché Ryze e Jinx sono pericolosi in ogni caso. A questo punto quindi manca la top lane, manca il pick di Adam per andare a rispondere a questo Renekton. Abbiamo visto un Jace arrivare contro Renekton, Gnar è la selezione molto più safe tradizionale, vediamo se sarà quello oppure se vuole proporci ancora una volta qualcosa di speciale. I greci. Tu ci speri. Io me lo sono gustato, non come avrei voluto, comunque me lo sono gustato. È stata una partita particolare. Diciamo che paradossalmente non è stato Garen la cosa più particolare di quella partita. Potremmo dire così. Alla fine arriverà Gnar, quindi un matchup molto tranquillo. Entrambi, bene o male, comunque farmeranno quanto è quello che devono fare. Vediamo però, perché adesso ancora una volta Adam, player molto aggressivo, hai comunque un range di matchup. C'è un Volibear però al fianco di questo Renekton. Possono creare qualcosa di interessante contro un Gnar? Sì, potrebbe essere uno scontro ben interessante. Poi, alla fine, Gnaren possiamo... fare un po' una sorta di gemellaggio, dice anche Demacia quando fa il taunt. Vero? C'è qualche legame, secondo me, c'è qualche legame preistorico. Io farei delle skin a base altro campione, sai? Sì, è interessante. Penso che tipo Garen Gnar che ti la pellice. Brutta cosa, però. Penso che la cosa più problematica sia il fatto che poi diventa magari un pochino difficile il colpo d'occhio. Non so, nel momento in cui ne fai due campioni molto simili. Anche perché prova a immaginare una Syndra con la skin di Orianna. Cioè, Syndra con proprio addosso le robe di, i pezzi metallici di Orianna. La sfera oscura che diventa quella sfera. È particolare. Si rischia un po' di confusione sulla landa. Però sarebbe molto divertente. In ogni caso, signori, siamo sulla landa degli evocatori. Questo è il momento della verità, la resa dei conti, il mezzogiorno di fuoco, chiamatelo come volete, perché è la fine di questa serie. Come andrà una partita, o meglio, un game finale che ci porterà i Sapap o alla vittoria o alla sconfitta e viceversa anche i Karmin Corp. Vediamo quanto ci metterà Vizier ad accorgersi che non ha gli oggetti. Se ne è accorto. Se ne è accorto. Bene, si parte quindi con questo terzo e ultimo game. Karmin Corp che si trascinano dietro chiaramente il successo della partita appena vinta, quindi c'è quella motivazione, c'è quel momentum che cercano di trascinare, e forse una volontà anche di piccola aggressione su Adam Spaccacielo che non lo trova. Questo potrebbe permettere a Clowny un piccolo trade, ma non sarà così. Devo dire una composizione che per i Karmin Corp va a prendere quella che ha appena vinto, fare un Ctrl-C, un Ctrl-V,
cambia soltanto l'identità di quel top laner, per il resto molto simile a qualcosa di estremamente tradizionale e di successo per questa squadra. Taken, aggressione immediata con il follow up di Targamas e di Metti. Subito runa del tempo letale che viene scatenata sui nemici. Mercia inizia già ad accumulare un po' di statistiche grafiche a livello di danni subiti. Piccolo scambio dove alla fine vediamo come cambiamento principale l'uso delle pozioni, una testa per Targamas e Mercia, che quindi potrebbero subire un pochino di più le aggressioni prolungate sulla fase di corsia, anche se non credo che questa sia una lane da Tristana da un lato, Jinx dall'altro, dove gli AD carry vogliono esporsi in particolari aggressioni in questo early game, almeno non penso ce ne sia la necessità. E invece arriva l'aggressione invece immediata, addirittura il follow up di VGZ sotto collusione di Xmet. Il flash e la IL sono stati già utilizzati. Targamas però gioca molto bene gli stordimenti. Xmet risponde quindi su Mercia, e paradossalmente col fatto che Targamas addirittura il flash più lo stordimento, Mercia sotto stione, l'ultimo attacco, first blood, il primo sangue, ancora ci prova Xmet scatenato. Il fatto che VGZ si sia lanciato così in profondità per poi comunque vederli indietreggiare con già il matchup trovato a favore dei KC, addirittura il primo sangue. Sì, c'è un piccolo fun fact da raccontarti, magari te lo racconto dopo questo intervento di Spooky sulla midlane. Vediamo Seiken, Spooky, la carica, stordimento, flash addirittura subito impegnato, flash di risposta, Spooky però risponderà molto bene con l'autoattacco finale. Peccato per Chuaurus perché ha impegnato quel flash per cercare poi il laserone finale. Eh sì, un 2-1 a livello di flash spesi, però comunque la kill conquistata. C'è appunto questo piccolo fun fact, in realtà Xmet, la X nel suo nome, non è una X, è un per. Però dal momento, aspetta, come l'ho detto, sono altre interruzioni qua. Il knock up finale, così fondamentale per Zikrof. Shinzao nell'early game è padrone totale. Questa è una bella aggressione, soprattutto quello al tuo fianco. Però appunto stavo dicendo, è un per in realtà, ed è un abbreviativo, perché il suo nome completo, come abbiamo visto nella sua risposta a quell'aggressione botlane, è come ti permetti. Wow. E ho addirittura... Crono. È una freddura così glaciale che ho congelato la partita. Wow, però il come ti permetti va di pari passo a Papatabaci come nome. Ora lo dirò. Bene. Userò il più contento. Possibile adesso. E devo dire che quel trade già dal livello 1 fa capire molto. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Appunto, ho visto Tristana saltare avanti. Oh, come ti permetti? Finita. Trade back immediato con Targamas, molto bravo nel dividere le attenzioni, pazzo. Continuare i danni su Tristana e poi voltarsi all'ultimo con lo stordimento su Alistar, che non aveva più quindi quel flash per fuggire, visto che l'aveva usato per aggredire. Devo dire, un rischio un po'. Un po' alto da parte di Sappa, perché Tristana e Alistar non certo i campioni che ti vengono in mente quando pensi all'aggressione livello 1. Entrambi anzi sono abbastanza noti per non essere del tutto efficaci con soltanto una singola abilità, ma potentissimi con due. Una volta che Alistar ha l'intera combo a sua disposizione è una minaccia incredibile. Una volta che Tristana ha salto razzo e carica esplosiva, altrettanto, perché può usare uno per resettare l'altro. Ma quando è soltanto il salto razzo, soltanto quel danno e quel rallentamento forse non erano abbastanza. Infatti abbiamo visto i danni andare un po' a scarseggiare e permettere agli avversari la riapertura verso il trade back. Comunque è pazzesco come queste due serie siano state così incisivamente modificate, cambiate nel loro corso degli eventi dai support. Questa è una giornata completamente in mano ai support. Support che hanno Plasma in primis con delle giocate al limite della legalità o dell'illegalità. Adesso comunque anche lì Targamas emersa nei primi due game, ora ancora una volta Targamas con quel duetto quasi impeccabile alla Fiora, che se la gioca molto bene prima su uno poi sull'altro con flash e stordimento di scudo, quindi davvero molto bravo, davvero pazzesco anche sulla conta dei danni stessi, quindi molto bravi Carmi Corp, che sembrano essere ripartiti in maniera decisiva, ed era un po' quello che avevamo pronosticato. Sono team d'alta classifica che non vogliono lasciare un po' tutto al caso. No, una volta che i motori si sono accesi, riscaldati, ti puoi aspettare che si riparta in maniera abbastanza convincente. Qua comunque, dopo un primo sangue del genere, raccolto da Jinx oltretutto, abbiamo già evidenziato come quest'oggi questo campione sia stato d'impatto, quanto fosse importante per queste squadre dare la priorità a quel pick, permettere di prendere risorse e poi apparecchiare la tavola per lo scaling. E
ancora una volta 3 games su 3 si parte con il piede giusto da quella bot lane. Quindi nonostante i Sapp abbiano dato addirittura più priorità a quella Tristana, cercando di seguire anche un eventuale scaling avversario, e certo prima o poi potrebbe comunque verificarsi, potrebbe comunque arrivare a quel late game che spera di avere, ma questa prima azione, questo primo sangue non promette affatto bene. Qua purtroppo è quell'early game francese che sia per i Carmin che per i Misfits Premier è stato un pochino il marchio di fabbrica durante la fase a gruppi, sfruttato al suo massimo potenziale e con un'efficacia che abbiamo visto questa squadra come sa convertire. Abbiamo detto, questa squadra è detentrice del record della partita più veloce di questi U-Masters, 17 minuti e un secondo, quindi è un team che una volta che prende vantaggio sa cosa farsene. Sì, esatto, è preoccupante però in ogni caso. Adesso ovviamente siamo tornati, e chi se lo fosse perso, siamo di nuovo qui su di noi perché c'è una piccolissima pausa nel frattempo in game, alcuni piccoli problemi tecnici che verranno risolti nel più breve tempo possibile. Ma dicevo, per appunto, situazione rischiosa adesso però per il team di Sapapa, perché in quella grossa inferiore adesso vorresti cercare di riequilibrare il tutto. Intanto siamo tornati e Seiken, attenzione, quella non è la sua lane del trasporto. Questa è una reazione che ormai abbiamo visto spesso però da parte di questa squadra. Però ottima, perché Chors era in corsia centrale, ha dovuto trovare, ovvero sfruttare il proprio teletrasporto in maniera di certo non ottimale. Eh già, ed è quello che abbiamo visto da parte dei Carving Corp anche nelle partite precedenti. La minaccia di dive su quella top lane, che a questo giro non era nemmeno dive, era semplicemente un gank che costringe il movimento di Chors con quel TP. Ancora una volta, aggressione, Zikrof costretto al flash, trova il knock up, i danni comunque da parte di Chors. Arriveranno l'essi, l'ultimo attacco! Arriva l'ustione finale, arriva la punizione! Soprattutto che da Zikrof ancora qualche secondo, il knock up alla fine. Claudio riuscirà comunque a tenere l'uccisione, ma pagherà caro prezzo. Double kill, triple kill, triple uccisione per Seiken, che fa rima con Faken. 3-1-0 wow, adesso wow. Questo Ryze è la partenza giusta dopo quel primo sangue, anzi la partenza sangue, giusta dopo quella morte subita sulla corsia centrale. Questo è decisamente il miglior modo per tirarsi su e riprendersi. Metti questa che deve partita un pochino cedere priorità ai suoi avversari, visto che il supporto non è nelle vicinanze, ma non deve nemmeno perdere così tanto, soltanto un pochino di priorità, qualche minion sotto la torre, ma non c'è tanto che i Sapa riescano a guadagnarsi. Rivediamo ancora una volta questo trade. Zikrof, come è riuscito a sopravvivere per tutto quel tempo, best non lo sa nessuno. Largo granchio. Veramente, look lo smite sul largo granchio che era appena uscito dal cooldown. Già. Stava aspettando quella punizione, per questo non l'ha usata prima, e comunque stava per salvarsi anche dall'aggressione di Renekton, se non fosse stato per quel taglio a fetta. Quello era un vantaggio totale. E poi, comunque, triple kill per Seiken, devastante. Parlavamo del primo sangue in corsia inferiore, di quando potesse essere preoccupate. Prenditi un bel 3-1 Seiken. Sì. Stiamo ripartendo con il piede giusto per i carry giusti. Il primo sangue per Matty, 3 uccisioni per Seiken. Decisamente la partita si sta muovendo nella direzione che i Carmin Corp avevano preventivato. Sei bello che contento. Tanto primo drago. Ora immaginiamo, ovviamente, su impressione, possiamo solo immaginare che quello sia stato la causa di quella piccola pausa che abbiamo ricevuto. Non vi preoccupate, Chors è in game, si sta muovendo come potete ben vedere. Terzo game di fila che i Carmin Corp riescono a muoversi su questo primo drago e mettere quindi subito delle solide basi per un'eventuale corsa all'anima. Anima che nella partita precedente è stata abbastanza incisiva poi in quello che vuol dire avanzare verso il mid game. In questa partita Spooky sta soffrendo tanto lo scontro in giungla, sta rimanendo molto indietro a livello di farm e non riesce nemmeno a avere spazi liberi nella sua giungla. Zikrof e Targamas in duo proxy praticamente alla ricerca di queste aggressioni nella giungla avversaria, hanno sempre punito. Ancora una volta Zikrof con l'intervento poi anche del portale dei rami da parte di Seiken. Forza il flash di Vizizi. E va a mangiarsi poi anche quello di Mersa con la prigione runica, anzi continuano. Mersa è livello 3, Vizizi non deve giocare questa partita di tutto il follow up. Seiken è un'altra uccisione. E tre livelli di differenza tra Ryze e Alistar si sentono. A zero quanto difese pare si sentono anche. Sì. Wow. Sì. Questa è una rifinitura del game precedente, quasi. Quasi sì, si parla ormai di vicino a 3000 gol di vantaggio, con ancora una volta questa Jinx che è completamente libera di avanzare verso le torri delle palcature. Trasformazione a breve, occhio però a quel Dominus. Trasformazione, adesso lo stordimento. Ma retrocederà comunque. Con tutta quella furia dall'altro lato non puoi rischiare di cercare il trade sbagliato. Forse anche magari minacciare un bait per quella Suprema che comunque Adam ha nel taschino. A livello di cooldown spesi comunque se ne esce contento. Già. In caso
Spooky in invasione, avendo visto Shin Zhao in corsia inferiore. Andrà ancora una volta ovviamente per quel pugno del gelo. Il quanto famoso, tankoso, e ovviamente un rallentamento continuo che favorirà anche il proseguo dei controlli e delle aggressioni da parte del proprio team. Già, è la differenza che si sta creando tra molti di questi giocatori, sta diventando veramente pesante. Due livelli di differenza tra i jungler, due livelli di differenza tra gli AD carry. Guarda che il farm di Spooky. Synchro sta ormai abissando su molti aspetti. Quel primo invade con Leona al suo fianco è stato decisivo. E Targamas per adesso questa partita va da promotore totale di molte azioni. 6 assist su 6 uccisioni, ovunque Targamas si muova. C'è dell'aggressione da continuare a propinare agli avversari, e per i Sapap la risposta non è mai veramente facile. Wow, guardalo qui Adam, come minaccia. Su trasformazione addirittura Clowny costretto alla fuga totale. Un vantaggio che ormai è opprimente. Continuano, perché guarda corsia inferiore ancora una volta. Questa sono 5 placcature guadagnate senza neanche il messaggero. Il messaggero adesso è arrivato. Zygraf, aggressione su VCC, costretto al salto razzo. Allora, se non è tanto per portare malo meno, ma se continuano così, questa partita è già finita. Al di là del vantaggio, che non è poi così opprimente per questo minutaggio, ok? 3000, quasi 3000 gol di vantaggio a 8 minuti non sono un oggetto interno, non sono, sono componenti. No, è vero. Puoi farci, però... Devi svegliarti a un certo punto, devi assolutamente fare qualcosa. La cosa più pericolosa che si sta verificando è che i Carving Crop stanno continuando a togliere risorse agli avversari. Esatto. Che siano campi di giungla, che siano ondate di minion. VCC non so nemmeno quant'è che non farma un'ondata intera tranquillamente sotto la statura. È livello 5 quella Tristana. Lo Zenith, stordimento. Guarda i danni che fa Seiken, costretto per appunto il flash appena Clowny si avvicina. L'intervento di Zygraf! Adam però lontano da quella trasformazione. Sotto ustione, l'ultimo d'attacco cadrà su Diego Bijuawars. Trappola gravitazionale in ogni caso, posizionata per fare follow up. Seiken porta le reami, l'intervento poi su Spooky. Seiken! Con l'intervento di Zygraf in suprema per andare a evitare anche danni aggiuntivi da parte di Chuawars da lontano. Mentre qui Clown in fuga totale sarà messaggero per i KC. Altra vittoria totale, paghi sì con Adam, ma poco importa, poco importa. Davvero, veramente poco, sono ormai quasi 4000 unità più continuo questo messaggero raccolto, più tutto quel successo che stai guadagnando anche altrove sulla mappa con la corsia inferiore, che anche in solitaria permette a Matti di avere un buon controllo, una buona presa contro VCC, che soltanto adesso ha finalmente raggiunto quel livello 6, quella suprema, e può cercare di avanzare magari anche a danneggiare un po' una struttura, ma difficilmente ci sarà campo libero per i carry dei Sapap in questo game. Rivediamo il replay di tutto. Sì, guarda Synchrop da dove è arrivato. Vabbè, questo replay ce lo mostra in tutta la sua follia, con quel flank lunghissimo in mezzo alle torri avversarie per cogliere Towers e Mercer sull'avanzamento. E mentre stavano cercando di portarsi su Adam, tagliar loro la strada, portarsi a casa il Alistar e poi continuare con l'inseguimento. Guarda questa W per rallentare Spooky e permettere quindi a Seiken di chiudere le distanze e raccogliere la kill. Synchrop sta facendo veramente un gran lavoro. Questo non è un jolly, questa è maestria totale su un campione del genere. Questo non è il sì, l'ho masserato nell'ultimo periodo, molto simpatico. No, questa è bravura. Questa sicuramente è conoscenza totale. Trovare quella W lì sul muro già mostra un certo agio da parte di Synchro. Quindi sicuramente non un campione che ha raccolto nell'ultima settimana, ecco. O se l'ha fatto, tanto di cappello. Se l'ha fatto, l'ha fatto molto bene a quanto pare. Lui gioca a blue side comunque, a quanto pare. C'è un sesto uomo, c'è un sesto uomo nei Sapap, ma è tipo Among Us, è l'impostore. Adam adesso, l'unica vera soluzione che puoi cercare è trovare qualche uccisione su di lui. 0-2 è l'unico che sta veramente subendo. Intanto però cadono torri. La prima torre tra l'altro per i KC, che questo quindi aumenta ancora di più il divario tra due team. E lascia Jinx da sola su questa corsia inferiore. Non sta andando a spingere su una torre, ma potrebbe, perché c'erano quattro persone top e una mid, quindi avevi il controllo totale. Ma togli comunque altro farm a Spooky. Molto vero, che sta continuando a mantenersi in enorme svantaggio. Contro Chuawars, il follow up di Targamas, arriva il teletrasporto però da parte di Clowny. Taglia fetta, ma subito. È un pochino più rischioso qua aggredire Seiken, era il primo a tankarsi la torre, quindi hanno fatto un antirivieni un po' scomodo lui e Targamas. Targamas che tra l'altro livello 5, perché questi support hanno roamato su tutta la mappa da tutta la partita, ancora non hanno le supreme, ma immagino che non manchi molto per la loro manifestazione. E a quel punto chissà che con una fermata solare non vediamo questo Targamas diventare ancora più aggressivo di come l'abbiamo visto finora. Già. Adesso ripristineranno l'equilibrio in corsia superiore,
Armin Corp si presenteranno con Jinx e Targamas in quella corsa superiore. Potrebbero però a loro volta i Sap Up cercare quindi un ennesimo switch di corsia. Però Clown è ormai in corsa inferiore e ci rimarrà per un bel po', mentre invece corsa centrale, Seiken, altra torre conquistata per i Carmin Corp. Si parla ormai di due torri prima del 14° minuto con aggressioni su una terza. Qua potrebbero puntare persino alle 15 corazze. Zirga va ancora una volta. L'aggressione, buono lo stordimento con la tempesta stessa da parte di Spooky, ma il rocket finale, la doppia buco, stretto ovviamente la fuga in suprema. Io voglio rivederlo! Voglio rivedere il replay! Sarà magari anche qualche colpo di torre, io mi auguro, perché Seiken lo ha devastato, smolecolato. Attendiamo il replay lì, però sembrava veramente una situazione da 1v1 senza speranza. Uno, anche un gelo perenne probabilmente per bloccare la sottotorre, magari 700 gol d'Italia che non fanno mai male. Ed ecco che si arriva anche sull'ultima corazza. Questi sono ultimi attacchi, 15 placcature. Perfetto. 15 placcature raccolte, quindi massimizzata l'efficacia. Prima torre, primo drago. Early game perfetto, primo sangue. Stanno portando a casa un po' di tutto. Per essere perfetto avresti dovuto anche lasciare poco ai tuoi avversari, mentre comunque sono presi corazze. Ma ecco, ecco i replay che aspettavi. Ha pulito tutto, giro per anno. Ok, torre ci ha messo. Vabbè, dai, qualcosa. Io però qui vorrei la doppia icona con la torre a fianco, l'assist della torre. La torre ci ha messo un bel po' del quella suo, era, eh. Quella lì serviva la skin Rise Custode dello zoo che mette in gabbia il coccodrillo. Esatto. E tanti saluti. Wow. Ora le placche cadranno, non so quali, almeno lato Sap Up se vedono ben poche. E ormai, mamma mia, guarda quanti soldi hanno la mid e la bot soprattutto. Già, e con wow. Non ha 5 uccisioni, ma guarda che massacro. La fiammata, il rallentamento, peccato per quel bulbo esplosivo. Riuscirà su un altro spooky a salvarsi, ma 62.091. Ah, Zirko ha lo stesso farm di VZ praticamente. Sì. È devastante questo. Ancora, si aggredisce, continua. Zirko non ha un limite. Qualcuno forse lo arresterà prima o poi. Buona la suprema. Altri allentamenti. Si va comunque avanti. Wow. Trovo del follow up. Lo stordimento. Il rocket. Giova. Rischia grosso. Rischia veramente. Non hanno un limite. Giro per anni ancora. Basta, ragazzi. Vi prego. Dategli tregua. No. Non penso che sarà questo cardiaco. Il caso. Una quarta torre conquistata adesso dai KC. L'hai detto, così tante risorse, così tanti soldi. Due oggetti interi ormai per Ryze, che ha preso quell'Archangel prima ancora di avvicinarsi. What? Al massimo delle stack. Ormai le sta macinando. Ormai sta avanzando verso uno scaling che non ha limiti. No, Ryze è avanti, è in un'altra dimensione in questo momento. Clowny non può minimamente esporsi qua. Zinkro contro tre non ne parliamo. L'hai menzionato, Zinkro fa il farm di VCC praticamente e se guardi i ruoli inversi, Spooky ha il farm di meno della metà di Matty. Già. Quindi la differenza che si sta creando è molto chiara. 7000 gold già è generati. È devastante. Ancora una volta, inserimento, però è un Adam trasformato. Nonostante i danni di VCC, adesso bloccato, Mersa. Può fare ben poco, un'altra decisione per Matty. 2-0 e si incrementa ancora di più. Signori, questa partita è finita. È finita tempo fa. Questa partita sì, sta prendendo quel ritmo. È una serie che ricorda molto, forse sì, sarà la best of three che ci riporta un pochino a casa nel CK, però ricorda molto una di quelle best of three dei Diamond, dove il primo game dici wow, l'hanno perso, inaspettato, e poi game 2 dici ah no, ok, e game 3 dici ah sì, ok, ci siamo, ora, brassi normale. Ora li riconosco. Già. Ora... Mi hanno detto, se è un po' quella, se sei un top team sei anche questo, viceversa, se sei questo sei un top team. È quel simpatico gioco di parole, se hai questa peculiarità, se hai questa predominanza sui game, la mente fredda, insomma, viene un po' da sé il risultato. Già, caratteristica abbastanza biunivoche, diciamo, in questo. E ora, quali sono i prossimi obiettivi? Perché siamo ancora a 16 minuti e mezzo, anzi, l'eventuale barone, per quanto forse i KC vorrebbero persino spingersi su quell'obiettivo adesso, non è nemmeno arrivato sulla landa. Quindi si parla prima di raccogliere questo soul point. Ma io, guarda, non dubiterei del fatto che tra 3 minuti potremmo già vederli alle porte di quella tana del baron, pronti a raccoglierselo. Un altro drago. Perfetto timing. Ormai Carmin Corp sono su quella simpatica autostrada, quella felice con il sole, l'aiuole, il verde.
Non vuoi farlo veramente, Clowny. No. Non vuoi veramente farlo. No, basta, basta anche soltanto la presenza quasi di Targamas e basta per dissuadere l'aggressione dei Sapap. Qua anche lo Xin Zhao Tank si manifesta incredibilmente minaccioso. Vediamo però, vogliono chiudere Seiken? Come no. Però adesso c'è un teletrasporto un po' aggressivo, infatti povero Adam costretto adesso al flash immediato. Oh! Visi, sì, ancora una volta la torre. Ci mette del suo. Metti. Flash, bravo, buono. Mersa morirà male. Zikrof, così il follow up, riuscirà a salvarsi. Godlike totale per Seiken, si avanza con Adam adesso su Visi. Visi ci prova. Ah, cadrà sotto i colpi di Adam. Clowny a seguire, signori! Manca solo Mersa. Oh, sta carneficina oggi proprio non me la vogliono dare. Per adesso ti elude, per adesso 4 uccisioni e basta, ma sono le 4 uccisioni che i Sapap hanno trovato lì nell'intera partita in un singolo colpo, quasi. Questo non è nemmeno, sai, lo schiaffo deciso per uccidere una mosca prima che scappi. Questo è proprio la pigra scodinzolata del cavallo per allontanarlo, quell'insetto. Qua non c'è nemmeno quella determinazione, quell'aggressione, anzi si percepisce la leggerezza in movimenti come questo da parte di Matty, del tuffo verso l'oscurità totale. Ma e comunque te la cavi e te la porti a casa, la cava, perché no? Hai un vantaggio devastante. I KC hanno schiacciato i Sapap in un fight, in una schermaglia che, beh, si è aperta con un successo ormai praticamente garantito dalla loro. Purtroppo il vantaggio che hanno trovato fino ad ora, ormai l'abbiamo visto, segna oltre le 10.000 gol di vantaggio prima ancora che si tocchi un barone, prima ancora che il barone arrivi sulla landa. Siamo sotto ormai 20 minuti, manca ancora un minuto. Non è certo un record nuovo, questo è sicuro. No, questo no. Però è un game che potrebbe avere uno sviluppo ancora più celere comunque di quelli già visti. Decisamente, decisamente. E come stavo un po' preventivando, chissà che, ma guarda, ormai non tempo, cioè, Zikrof, se non fosse per tutti questi CC potrebbe rischiare grosso, ma l'arrivo di Matty comunque mette nei guai Chowars e VCC. Spooky, cosa fai? Spooky, torna indietro. Li sta apparecchiando per Seiken. Look at that! Look at the damage! Signori, Matty dalla lunga distanza trova il tiro da tre. Mersa. Adam, finalmente, un'uccisione per lui. Trova un po' di tutto. Arriva la suprema. In conclusione, Clowny ci prova, ma poco da fare, signori. Lo sapevo, stanno pingando il Baron a 20 minuti, lo sapevo. E gelo prende, danni sul povero Clowny. Seiken è garanzia. Precisi come un orologio francese in questo caso. 20 minuti sul tabellone, aggressione sul Baron. Wow. Hanno il DPS, beh, ce l'hanno e avanza. Prima ancora dell'anima, 20 minuti, cadrà il barone. Ma robe della serie tipo che se non chiudono per sbaglio il game, tornano indietro e prendono il drago. Ma proprio per sbaglio. Sì, la situazione sta rapidamente, pericolosamente diventando quella. È nell'iperspazio questa partita ormai. 13.000 gold che separano le due squadre. Guarda, Zikrof continua a giocare questo Xin Zhao con questo tipo di aggressione, dove si butta in mezzo, attiva la mezzanona difensiva e poi all'ultimo flash, perché tanto tutti i danni che arrivano da fuori di quell'area li va tranquillamente a ignorare, quindi VCC e Towers infrangono tutto quel DPS su un e nulla poi, per poi vedere Matty che chiude con questo ultimo razzo appena Victor per sbaglio entra nel suo range d'attacco per chiudere quella kill. E adesso barone alla mano, si avanza. Non so nemmeno se parlare di assedio o di demolizione. Più demolizione, credo. Credo di sì. Quella con le cariche, le TNT. Sapap devono inventarsi qualcosa, va bene anche questo. Se non altro, i Sapap non si sono mai completamente arresi, hanno sempre provato qualcosa. Cercano l'aggressione, ma c'è una Guardian Angel. Adesso, resurrezione. Gelo perenne, Targamas, Seiken. Attendono Matty, ma guarda i danni che potrebbe comunque generare. Arriva la suprema da parte di Smokey. Non basta, no! Anche VCC cade sotto le doppie uccisioni di Seiken. Guardalo come corre Seiken. Bandierina da Boy Scout in mano. E si accompagna l'ondata, le uccisioni, tutto. Signori, Carmine Corp, Carmine Yellow Corporation. I danni ci sono, si fanno sentire. Questa è la chiusura. Direi proprio di sì. Portale tutti di reame dentro, per creare il caos. Tutti i danni ci sono, tutti i presupposti. E carneficina, signori. Carneficina con Spooky e Mersa. Redivivi, ma non importa. Questa carneficina io me la prendo. E vediamo, perché adesso Seiken è morto, ma ma c'è Matty, c'è Matty. Ci sono i danni e guardalo. Subito, trova ancora una volta il proc. Double kill, VCC, triple kill. Un'altra carneficina.
Carneficina, io vi ringrazio. Double Carneficina, la chiusura, Carmi Corporation in semifinale. Alla fine è arrivato quel secondo punto, si è fatto un po' attendere sul primo game, ma alla fine è arrivato quel risultato che tutti si aspettavano, che porta i Carmin Corp a sfidare quindi gli UCAM nella semifinale di questo sabato. E che semifinale questo che sabato? Che semifinale, non sarà la semifinale degli imbattuti che avevo preventivato, no, perché quel game l'hanno ceduto, però sarà però... comunque una signora semifinale. E io ho altre due freddure per te prima di abbandonarci, perché... Sul grido finale è difficile quella non definirla una carmineficina, perché quella è stato veramente il loro marchio di fabbrica. Si potrebbe dire che hanno veramente carminato un corp ai loro avversari. Questo è stato devastante. Questo game 3 è stato devastante. Non il record a cui siamo abituati, non il record a cui loro stessi ci hanno abituati, però comunque devastante. Due game, uno meglio dell'altro, Questo è un po' il tratto distintivo di questo team, l'abbiamo detto, molto bravi e due performance davvero convincenti che spezzano così le possibilità. Già, e tutto è partito un po' da qua, da questo invade dove Zinkrof e Targamas mano nella mano sono andati a mietere la vita di Spooky, che stava soltanto cercando di pulire il suo red buff, e da lì in poi quella giungla non è mai più stata nel controllo dei Sappap. I Carmin Corp hanno preso totale controllo della giungla avversaria, della mappa avversaria, hanno fatto snowballare enormemente Seiken e Matty con questi carry da late game. Sia Ryze che Jinx sono diventati una furia ingestibile, assolutamente ingestibile. Shimes e Sappap, che per quanto ci abbiano provato, grande onore a loro per il primo game, un punto che veramente nessuno si aspettava che riuscissero a trovare contro i favoriti dell'intero torneo, che comunque ha fatto sognare l'intera legione delle BL per qualche attimo, per una partita e mezzo, per poi finire con il risultato aspettato. Ma quasi hanno venduto cara la pelle, però. Hanno venduto non cara si la sono pelle. mai chiusi, nonostante due game così opprimenti, così schiaccianti, così dominati, non è mai stato veramente stomp, perché non si sono mai chiusi in base, hanno sempre provato qualcosa, anche questa azione qua, cercare folle, il 4 però... contro 2, che per quanto sia finito con neanche una kill raccolta da loro e tutto bene, il team distrutto, quella prima carmineficina, va bene. Deve sì, essere grigio lo schermo. Finché deve lo schermo essere... a colori, non stai ancora perdendo. E in tutte e due le partite ultime comunque hanno mostrato grande grinta. Questo è il Questo è il game 1. Infatti stiamo dicendo certo, o io ho una commozione cerebrale, o non credo di aver visto questi campioni. Sta succedendo qualcosa di strano. Questo per appunto è il game 1, dove per appunto i Sappap avevano trovato quella vittoria pazzesca, con anche un early game non del tutto ottimale, ma con una gestione del macro davvero assoluta poi sull'early to mid, mid to late. Già, ma alla fine purtroppo questa è stata la storia. È comunque una storia che per le regioni anche minori, come appunto le BL, anche il PG Nazio, nonostante le loro sconfitte quest'oggi, che vedono arrestati qua i sogni di gloria, è un... anche soltanto quella singola partita vinta dai Shams e Sappap contro i Carmin Corp è la speranza di un futuro. È il fatto che comunque stiamo vedendo dei miglioramenti, che comunque anche le squadre più letali, perché non si sta parlando soltanto di regioni ma proprio di squadre, perché Carmin Corp ritenuti generalmente i favoriti dell'intero torneo, sono attaccabili, sono possibili, è possibile trovare una ferita, è possibile trovare una scappatoia, è possibile lo scopriremo nella cercare semifinale. Quell'aggressione in quella semifinale sarà un bello scontro adesso tra degli UCAM, che non hanno ancora perso una partita, questo U-Masters, e dei Carmin Corp, che per quanto si portano dietro questa piccola zoppia sembrano comunque minacciosi come non mai nelle vittorie, quindi quella sarà una serie decisamente interessante. Domani avremo gli altri due quarti di finale, quelli saranno altrettanto interessanti, perché abbiamo una lotta fratricida tra i team tedeschi e la speranza di redenzione dei BTXL e dell'NLC, che da tanto tempo stanno cercando l'accesso in semifinale, la ripresa, ma deve arrivare ai danni di The Misfits Premier, che per quanto siano stati l'unico primo seed dei gruppi a uscirsene non con il 6-0 ma con il 5-1, sono sembrati altrettanto minacciosi nelle loro vittorie come i loro compatrioti. Già, qui vediamo per appunto il knockout stage con i quarti che purtroppo vedono, facendo anche un recap della giornata, vedono purtroppo i Makers soccombere 2-0, UCAM imbattuti e a quanto pare per adesso imbattibili. E poi ovviamente l'ultima best of three che abbiamo appena assaggiato, abbiamo appena visto, quella per l'appunto tra il Carmin Corp e i Sappap, che ci salutano anche loro come gli stessi Makers, ma in ogni caso una top 8 comunque di grande rispetto e grande onore contro anche comunque due team insomma di questa portata, UCAM
E che sì, insomma, non due team da oratorio, ecco. Assolutamente, e una vittoria contro questi stessi Casey. Tranquilo. Cosa che puoi tranquillamente mettere a curriculum in maniera del tutto non ironica e ti vale, perché... Pensa se vincessero. Io ho preso comunque pensa un game. Pensa se vincessero senza perdere più nemmeno una partita. L'unica squadra che li ha battuti, quella sarebbe una grande soddisfazione, un po' come sono stati Freddy Brioni nel CK. Grandi però, Freddy Brioni. Appunto, non ti vale il trofeo, Brioni, non ti vale quell'avanzamento, non ti vale quel successo per una piccola soddisfazione personale che ti puoi trasportare dietro. E domani, come abbiamo detto, altri due quarti di finale altrettanto entusiasmanti, forse anche un pochino più combattuti a livello di premesse, per quanto quelli di oggi siano stati forse addirittura parti invertite. Sembrava che quella tra UCAM e Maker sarebbe stata quella un pochino più contesa e la seconda un pochino più stompina, e invece c'è stato quel rovesciamento, ma comunque ci ha regalato una giornata da 5 game pienamente soddisfacente. Domani potrebbe essere persino una giornata da 6 game. Già. Quindi sì, è stata una giornata molto molto entusiasmante. Domani, per appunto, come sempre hai detto, ma il nostro rimando, il nostro invito è quello di seguire come sempre su Twitter in particolare e Instagram PG Esports, in ogni caso tutti i social per ogni comunicazione ufficiale. Domani, per appunto, altre due best of three molto importanti per ovviamente concludere questi quarti e accedere poi alle semifinali del weekend. Signori, c'è ancora tanto da parlare di questo European Masters, ma come sempre a domani è l'appuntamento, quindi per stasera è tutto, è di noi Moonboy PG Esports, vi auguriamo una buona notte.